L'acetone è un disturbo tipico dei bambini, in genere passeggero, può essere però molto fastidioso, provocando mal di testa, dolori addominali, spossatezza e vomito. Sentiamo a tal proposito il parere del pediatra Sandro Paparone. L'acetone è una patologia di cui spesso le mamme hanno terrore. In realtà è un banale abbassamento del glucosio nel sangue, nella maggior parte dei casi è determinato dalla febbre. Quando il bambino ha febbre, aumenta il consumo di glucosio. Il glucosio è l'unica fonte di energia che utilizza il nostro cervello e dunque l'organismo, appunto perché carente in glucosio, mette in stand by il cervello. Abbiamo il bambino che comincia a manifestare sonnolenza, che può anche essere una sonnolenza importante con difficoltà a risveglio. L'altro sintomo dell'acetone è il vomito, sempre dovuto a questa carenza di zucchero. E dunque, come abbiamo spiegato, basterebbe reintegrare con dei carboidrati, tipo pane, pasta o qualche cucchiaino di zucchero, per far sì che l'acetone si riduca. Perché viene prodotto l'acetone? Perché l'organismo, di fronte a un aumentato consumo, qual la febbre, o a una carenza di alimentazione, il bambino che ha febbre mangia poco, deve utilizzare le riserve di grassi trasformando questi in zuccheri. In questa trasformazione si liberano i cosiddetti corpi chetonici. L'unica cosa da fare è reintegrare, come ho detto prima, i carboidrati che mancano, in modo tale che l'organismo interrompa questo recupero di glucosio dal grasso che abbiamo depositato. Interrompendosi questo, e quasi immediatamente il bambino si riprende. Classicamente qualche cucchiaino di Coca-Cola fa sì che nel giro di qualche mezz'oretta il bambino si riprenda, si risvegli e cominci magari a mangiare.